Il nodo Raspberry, il progetto più bello del mondo. È passato un sacco di tempo dall'ultima volta, avevano detto che dovevano lasciare partire praticamente tra almeno 3 settimane, un mese è passato di più per lasciare tutti quanti, fare in modo che tutti i nodi si sincronizzassero, via dicendo, rivedere, ripartire a rifare alcune delle operazioni negli step precedenti. Finalmente adesso arriviamo al punto e cominciamo a vedere qualche cosina. Cose di base, cominciamo a fare diciamo un po' di osservazioni all'interno del nodo. Capire cosa sta succedendo, come si stanno muovendo i blocchi, eccetera, eccetera. Si dà per scontato, visto che comunque i passaggi precedenti sono stati fatti così, che tutte queste operazioni verranno fatte su shell, quindi vuol dire collegarsi in SSH a Raspberry, quindi dare i comandi da tastiera e da lì cominciare a almeno fare un pochino di analisi e capire lo stato del nodo com'è e che informazioni ci girano e qualche cosina in più. Cosine semplici, cominciamo così e poi proviamo ad andare avanti più avanti. Ok, allora come prima cosa è necessario accedere in SSH Raspberry. Io ho fatto non un collegamento, ma metto questo alias all'interno del file host in maniera da arrivarci direttamente. Una volta che siamo dentro qua, in questo caso non ho bisogno di mettere la password perché ho fatto lo scambio delle chiavi tramite SSH in modo da accedere direttamente, velocemente. Però qua come vediamo siamo l'utente P. Non è il massimo della vita, però per comodità nelle prossime operazioni mi conviene per adesso farle come utente root, quindi divento root con questo comando ed ecco che tada, siamo l'utente root. Allora cominciamo a vedere un attimino di comandi semplici giusto per capire come siamo messi all'interno del nostro serverino, del nostro Raspberry, come sta andando. Il primo comando è to, questi qui sono comandi Unix, Linux normali, però se, giusto perché così magari qualcuno non li sa, li vediamo un attimo, vediamo cosa sono utili e cosa ci possono servire. Il primo comando si chiama top, ci dà questa schermata dove vediamo in generale l'andamento del sistema. C'è ad esempio le prime righe in alto indicano più o meno qual è il numero di processi come stanno andando, in particolare le cose di solito si guardano è come sta andando la CPU su questa riga qua. Vediamo che la CPU è abbastanza tranquilla, nel senso che comunque è in idle per la maggior parte del tempo, quindi il 64% in idle e sta facendo un po' di lavoro di I/O, cioè sta lavorando un po' col disco perché il lavoro del waiting per processi su I/O in questo caso qua è un po' altino, ma è normale perché il nostro Raspberry sta facendo un sacco di lavoro su disco quando riceve blocchi, li riscrive e via dicendo. Per la parte invece più in basso abbiamo tutto quanto, diciamo, la lista dei processi che stanno girando in questo momento sul nostro Raspberry, manco a dirlo quello che è in testa. Per utilizzo di memoria e per utilizzo di CPU è appunto Bitcoin D, cioè ovvero il software che sta facendo girare il nostro nodo. Giusto però per dare un'idea, subito dopo abbiamo top, che è il comando che abbiamo lanciato noi, quindi vuol dire fondamentalmente una cosa: questa macchina qui sta facendo esclusivamente lavoro su Bitcoin e quello che gli stiamo chiedendo di fare noi. Per uscire da top uso il tasto Q. Eccoci qua. Poi a questo punto ho capito come sta funzionando a livello di processi, andiamo a vedere anche il discorso RAM e disco. La RAM si vede semplicemente con il comando free, che però ci darà il risultato in byte, quindi conviene dire free spazio meno H, che sta per human, ovvero rendimelo comprensibile anche per me, povero umano, ed eccolo qua. Allora, la memoria che abbiamo in totale è circa 1 giga, come sappiamo essere quella del Raspberry, che è divisa secondo questi valori qui. Quindi abbiamo il 330 usati perché ne abbiamo 613 di buffer e quindi quelli che rimangono poi liberi poi effettivamente sono 32. Quindi processi visti, memoria dista, andiamo a vedere come se la cavano invece i dischi. Questo si vede col comando df-h, anche questo per farci dare le unità facilmente comprensibili. In questo schema abbiamo nella colonna più a sinistra il disco o la partizione di disco che stiamo analizzando, mentre nella colonna più a destra abbiamo la cartella o il file system dove il punto in cui è stata montata, quindi che cosa sta facendo. A noi interessa guardare soprattutto la parte dell'utilizzo, ovvero per capire se stiamo finendo lo spazio disco e via dicendo. Allora, vediamo che abbiamo
siamo a metà dello spazio della cartella principale di tutto quanto il file system, che ci può stare. Siamo a metà della cartella dove abbiamo tutti quanti i file necessari per il boot e ci può stare. E sulla nostra cartella, che è quella dove abbiamo installato tutto quanto, che è OPT Bitcoin, come abbiamo visto nei tutorial precedenti, abbiamo uno spazio totale di circa 500 giga, di cui usati 210, liberi 220. Quindi siamo ancora sotto la metà. Quindi, siccome in questo momento abbiamo la blockchain completa di Bitcoin, che è qui da 10 anni, c'è da credere che, insomma, magari 10 no, però sicuramente 5-6 anni questo disco ci andrà benissimo e che non avremo bisogno di allargare lo spazio per andare a ospitare più spazio nella blockchain. Allora, andiamo a vedere invece adesso qualcosa di un po' più vicino. Allora, abbiamo visto che la cartella in cui è il nostro Bitcoin D è questa, quindi andiamo qua dentro, ta-tam. Sappiamo che l'avevamo messo nella cartella data, eccolo qui, e qui abbiamo tutto quanto. Allora, il primo file che ci interessa andare a guardare, anche qui facciamoci dare dimensioni leggibili, ok, abbiamo circa 10 mega di file di logo, vabbè, non è tantissimo, anzi, c'è molto peggio. Andiamo a vedere che cosa sta facendo questo file di log. Non guardiamoci tutto quanto il file perché 10 mega sono un po' troppi. Andiamo a vederci soltanto l'ultima parte e stiamo in coda attaccati per vedere come il file si sviluppa. Quindi tail-f spazio debug.log. Eccolo qua. Questo cos'è? Sono le ultime righe che Bitcoin D, cioè il server, ha cominciato a scrivere man mano che gli arrivavano dei dati. Allora, qua abbiamo già delle informazioni abbastanza carine sullo stato della rete e su come sta andando tutto quanto. Ecco, qua devo fare in fretta perché sennò man mano che si accodano i blocchi non riesco a stare dietro la spiegazione. Allora, questa è la data di adesso, quindi è il 12 di agosto, poco dopo mezzogiorno, e questa riga qui è relativa all'ultimo blocco che gli è arrivato. Il blocco di per sé ha questa data qui, 8 di agosto. Allora, come mai ci sono questi 4 giorni di differenza? Perché? Perché mi è scattata la luce in casa con il condizionatore e mi sono dimenticato di andare a riattaccare il Raspberry. Di conseguenza 4 giorni che è rimasto indietro, ma adesso piano piano recupererà. Guardiamo sempre comunque la riga, quindi abbiamo data di ricezione, comunque di scrittura del log, evento update tip. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella nostra blockchain è arrivato un nuovo blocco, che è quindi la nuova tip, la nuova punta della nuova testa della nostra blockchain. Questa è l'hash del blocco, quindi come verrà poi identificato il blocco all'interno della blockchain. Questa è la sua altezza, ovvero il numero, contando progressivamente da 1 il Genesis Block in avanti, siamo a 535.771 blocchi, versione dell'utilizzato, eccetera, eccetera, e altri parametri. Ok, quindi sappiamo che l'ultimo blocco che ci è arrivato è questo qui. Ok, facciamo una controprova. Allora andiamo a prendere questa hash qui del blocco e andiamo a verificare cosa ci dice, ad esempio, blockchain.info rispetto a questo blocco. Copio l'hash del blocco, vado a incollarla nella maschera di ricerca. Eccolo qua. Effettivamente, to, esiste un blocco. Ci dice che l'altezza è 535.775, guarda caso, corrisponde esattamente anche qui. Beh, sembra che stiamo proprio parlando dello stesso blocco. Perfetto. Allora, a questo punto facciamo un lavorino un po' più intenso, andiamo a guardarci dentro questo blocco qui. Il comando che usiamo per guardare, per fare un po' tutte le operazioni è Bitcoin CLI. Ora, con Bitcoin CLI, se diamo il parametro help, quello che otterremo sarà una simpatica schermata con tutti quanti i comandi che possiamo utilizzare, lo stato della rete, il numero delle connessioni e via dicendo. Allora, i comandi qua saranno un po' lenti perché ovviamente Raspberry sta lavorando molto sulla blockchain, quindi il lavoro che dovrà fare per darmi retta qui sarà un po' lunghino. Quindi do il comando, taglierò il video, non preoccupatevi se quando lo fate voi dovrete aspettare un po' più di tempo perché sarà lunga. Però, ad esempio, facciamo semplicemente Bitcoin CLI get network info e vediamo cosa ci dice. Ci darà lo stato della nostra rete. Eccolo qua.
abbiamo ottenuto un risultato. Allora, questa struttura dati formata in questa maniera qua, con queste graffe, questi indentatori, si chiama JSON. Praticamente abbiamo una serie di chiavi e il loro rispettivo valore. In questo momento quello che ci dice è che abbiamo una network di tipo IPv4 normale, una rete IPv6, e quindi insomma fondamentalmente la rete dice: ok, questa rete c'è, esiste, funziona, non vediamo errori da nessuna parte. Diciamo che già questa cosa qui può renderci contenti. Facciamo adesso una controprova, vediamo cosa ci dice il nostro nodo rispetto al blocco che siamo appena andati a vedere. Quindi torniamo su blockchain.info, copiamo lo stesso indirizzo, lo stesso hash del blocco che abbiamo visto prima, e qua invece facciamo Bitcoin CLI get block, colliamo l'hash del blocco, gli diamo tempo di andarcelo a trovare all'interno del proprio database locale, e qui abbiamo tutte quante le informazioni rispetto al blocco. Va quanta roba che ci abbiamo! Quindi abbiamo l'hash del blocco, che è quella che abbiamo inserito noi, il numero di conferme che ha già ricevuto, la sua posizione, eccolo qua, sempre lo stesso numero che dice 775 finale. Vediamo qui, 775 finale è proprio lui. Poi cosa abbiamo? La hash della radice del Merkle tree, quindi di tutte quante le transazioni accoppiate a 2 a 2, e questo qui invece è l'elenco di tutte quante le transazioni che ci sono all'interno del blocco. Finisce con il tempo, il NaNS che è stato utilizzato, i parametri relativi alla difficoltà, quindi il bits e il valore della difficoltà rispetto all'1 iniziale, va che roba, e via dicendo, poi le altre hash, le altre cose. Allora, andiamo a vedere. Ad esempio, che in blockchain.info, quando diciamo andiamo a guardare le transazioni, la prima transazione comincia con 9 e eccetera eccetera e finisce con 3F, qua questa transazione qui, no, 9 e 3F. Andiamo a vedere se anche le nostre così, guarda caso, guarda qui 9, 3 e finisce con 3F, quindi corrispondono anche le transazioni. Andiamo ad analizzarne una in particolare. Prendiamo, andiamo a prendere l'ultima transazione che ci è stata fatta, che qua mi risulta essere, questa qua comincia con 7D e finisce con BB. Vediamo se anche qua è la stessa cosa, 7D e con BB, perfetto. Allora, andiamo a vedere Bitcoin meno named get raw transaction con transaction ID uguale a questa qua. Vediamo se l'ho scritto bene. No, infatti. Ed ecco qui. Abbiamo quindi questa lunga stringa in esadecimale, che è la nostra transazione codificata, però noi questa cosa qui insomma non ci sta aiutando molto, è molto complicata da capire. Andiamo a vedere se riusciamo a decodificarla. Quindi Bitcoin CLI raw transaction. Ah no, qua non serve il name, scusate. Ed ecco qua i dati sulla transazione. Quindi andiamo a vedere se è vero. Controlliamo, confrontiamoli con quelli presenti su blockchain.info. Dimensione 225 byte. Dimensione 225 byte. Peso qua mi dice 900, andiamo a vedere qua, peso 900, toh, sembra rispondere tutto quanto. Totale dell'input, totale degli output e grafico ad albero, adesso andiamo a vederli invece più nel dettaglio. Allora, qua blockchain.info mi dice che ho una transazione in uscita e due transazioni, una transazione in ingresso e due in uscita. Andiamo a vedere se questa cosa qua ci corrisponde, vediamo un po'. Allora, cosa abbiamo? V-in, eccolo qua, e V-out. Eccolo qua. Quindi VIN dice c'è una transazione in ingresso che è la EA1E, finisce con FD. Cosa su cui non troviamo qua corrispondenza su blockchain.info, perché non ci viene dato questo valore. Vediamo se almeno però quelli delle due delle uscite ci sono. Quindi abbiamo 1K, 1C, vediamo se sono loro. Allora, nella parte VOUT, cioè quelle che sono uscite come destinazioni, eccolo qua, l'indirizzo di destinazione della prima transazione è 1K e finisce per pipe,
1K Pipe è proprio lei, perfetto. La seconda invece 1C finisce con 53 TV, 1C53 TV. Ok, quindi corrispondono anche almeno l'uscita e l'ingresso, c'è cioè quella cosa piccola deformità, ma vabbè, possiamo soprassedere per il momento. Altro vediamo, no, quindi fondamentalmente abbiamo visto come sia possibile facilmente cominciare a fare delle piccole analisi o comunque delle raffronti fra quello che possiamo vedere all'interno di un blockchain explorer come blockchain.info e quello che possiamo avere localmente da noi. La differenza qual è dal punto di vista informativo? Nessuno. Dal punto di vista della sicurezza invece potrebbe essere diverso, perché se ci sono dei contesti per cui posso essere più tranquillo e posso fidarmi di più del mio nodo protetto a casa mia con il mio firewall nella mia rete che è accessibile soltanto me, e dovessi mai trovare delle discrepanze con quello che mi dice un sito, magari può suonare come un campanello d'allarme e cominciare a cercare di indagare un po' meglio per capire se c'è qualcosa che non va, che cos'è e dove sta. Per adesso è tutto, per il resto se volete provare a continuare ad andare avanti per i fatti vostri, a questo punto non vi rimane che fare Bitcoin CLI help, TUM, farvi dare la lista di tutti quanti i comandi che potete utilizzare. Noi abbiamo usato la decoder transaction, abbiamo fatto la e da qui provare a andare per tentativi e provare un attimino a utilizzarli tutti. Se c'è qualche comando in particolare che vi interessa osservare, lo vediamo nei commenti e poi da lì magari il prossimo video lo facciamo su quello.